Lettera di oggi è la lettera A, A come autostazione. Siamo a Ferragosto, ormai avevamo pensato di chiudere con una cosa allegra, con una specie di barzelletta, in modo da far ridere tutto il pubblico, gli amici che ci ascoltano, sì, perché in pratica di una barzelletta ormai si tratta. Una struttura avviata nel 1986, quando Avellino era il regno dei fiumi di denaro pubblico che arrivavano, nacque la grande idea di costruire, di immaginare un'autostazione, immaginate, per una città di 100.000 abitanti. Un'enorme struttura nella quale erano previsti non solo la stazione per i pullman, ma negozi, parcheggi, grandi magazzini, insomma una cosa meravigliosa, una di quelle cose così meravigliose che 20 anni dopo, nel circa al 2005, quando viene acquisita dall'AIR, è una struttura inutilizzabile. Quindi occorre fare i lavori da capo, e occorrono altri appalti, e poi occorrono appalti sugli appalti, e alla fine si arriva ad appalti che vengono bloccati, perché la COGEPA, la società che dovrebbe portare i lavori a termine, prima viene interdetta, poi viene riammessa, e poi di nuovo interdetta. E noi siamo qui ad aspettare che questo straordinario oggetto misterioso, l'autostazione, possa finalmente entrare in funzione. Quando entrerà? Non lo sappiamo. Forse lo sapranno i nostri figli, i nostri nipoti. Quando non si sa. E a che cosa poi servirà questa mega struttura nel frattempo, nel momento in cui nella città tutto è saltato per l'aria? I pullman da una parte, la stazione fuori mano, la metropolitana leggera che non funziona. C'è nella testa di chi dovrebbe rimettere in moto questo processo un'idea complessiva della mobilità in città. Ma no, non ci pensate, questa idea non c'è. E allora accontentiamoci di raccontarla come la barzelletta di Ferragosto, in attesa che dopo Ferragosto vengano per l'autostazione e per tutta la città tempi molto più seri. Buon Ferragosto a tutti, amici cari. We'll be right back.